Tzedakah, per la giustizia. Giustizia. Qualsiasi, vi dico, qualsiasi discussione sui valori della famiglia ebrea deve includere Tzedakah. Include, non deve, include Tzedakah. Tzedakah è uno dei comandamenti chiave del giudaismo, uno dei più grandi doveri come ebrei e come esseri umani. La nostra comprensione della parola giustizia, Tzedakah, sapete, non si avvicina alla comprensione dei significati ampi e ricchi dell'idea in ebraico. E talvolta ci confonde anche quando leggiamo la scrittura. La nostra interpretazione di questa idea di giustizia potrebbe essere la corretta ubbidienza, esecuzione della legge, delle normative, la perfezione giuridica. Però quando sentiamo parlare della giustizia di Dio, magari infatti rabbrividiamo, abbiamo un temore incredibile, pensando che, visto che Dio è giusto, è adirato con noi, perché non siamo all'altezza. Potrebbe sorprenderci però che la frase Tzedkot Adonai, atti giusti di Dio, nelle versioni ebraiche della Bibbia, sia tradotta come benevolenza. Abbondanti benevolenze, atti di giustizia. Questo perché la parola Tzedakah significa più che ubbidienza alla legge. Si riferisce alla fedeltà, all'alleanza, che spesso si traduce nel salvataggio di coloro che sono in difficoltà e nel mostrare misericordia ai bisognosi, ai peccatori. Questa idea di Tzedakah come misericordia si trova anche ai tempi di Gesù. Un linguaggio comune in uso da parte degli ebrei di quel tempo e veramente anche adesso è stato quello di usare la parola Tzedakah per riferirsi alla carità e l'elemosina. Gesù lo usa così quando dice di non fare i tuoi atti di giustizia davanti agli altri. E poi prosegue parlando del dare ai poveri, in Matteo 6, se qualcuno lo vuole poi leggere, Matteo 6 dall'1 al 4. Quindi Gesù ha usato questa parola Tzedakah. Andiamo a vedere. Tzedakah è uno stile di vita. Mentre la generosità e il dare sono componenti importantissimi di Tzedakah, è ancora più di questo. Tzedakah è fare giustizia a coloro che sono nel bisogno. E ve lo ripeto, è fare giustizia a coloro che sono nel bisogno. È veramente uno stile di vita. È un modo di portare equanimità e giustizia al mondo. E non dovrebbe essere una scelta, ma piuttosto un dovere. Abbiamo visto, e continuo a ripeterlo, perché questi valori fondamentali sono dei doveri per gli ebrei osservanti. Sostanzialmente, Tzedakah significa donare dinero ai poveri, fare una donazione con l'obiettivo di fare giustizia. È un valore di fondamentale importanza, quanto tutte le altre mitzvot, ovviamente. E poi non c'è l'opzione del povero immeritevole nel giudaismo. Mi sentite? Non c'è questa nozione del povero immeritevole. La mitzvah di dare a chiunque sia nel bisogno è basata su una convinzione che tutti gli esseri umani meritino aiuto. Dare non è solo una responsabilità, è anche visto come un privilegio. Diventare un mensch, che è una parola in Yiddish, che vuol dire una persona di valore, invece che una persona di successo, tante volte si utilizza adesso in questi tempi una persona importante, riconosciuta da molti, e perché è successo invece nel giudaismo, è una persona di valore, un mensch che si cerca di essere, con valori come compassione, gentilezza e condivisione. Si vuole avere figli compassionevoli, resilienti e buoni. Non si tratta di cosa diventeranno, ma di chi diventeranno. Pertanto la legge ebraica richiede che anche i poveri aiutino a quelli meno fortunati di loro stessi, anche se il loro tzedakah, il loro dono o regalo, arrivi direttamente da un tzedakah ricevuto loro stessi da un altro. Questa mi sembra molto interessanti,